prendiamo un caso, la ginecologia di Sarzana, ecco, certo. Ricordo, dice d'estate mancano gli infermieri, per quest'estate trasferiamo tutto alla Spezia. Quando puntualmente arriva poi settembre e l'estate è passata, è saltata fuori una nuova motivazione, dice ma i bambini non possono nascere a Sarzana perché l'ospedale non è in grado di tutelarli e devono nascere solo alla Spezia. Allora, questa, se si voleva accorpare la città, chiaramente non accorpa. Certo, questo buono, però tradisce di la mancanza di chiarezza, di progettualità. Nel piano di riassetto sanitario è tanti prodotto nodi, dalla tanti nodi, adesso ne diciamo anche altri. Per esempio, non vengono, dovrebbero essere risolti, nel senso che voglio dire, ma ci si lamenta che l'ambiente della ginecologia qui a Spezia è angusto, forte di professionalità, quelle non, nessuno le discute, ma la parte alberghiera è ridotta ai minimi termini e abbiamo un'ala del San Bartolomeo vuota da 2 anni, ecco, ma voglio dire, ma sono cose che fanno, dovrebbero far riflettere. Ma dottor Rossi, è frutto anche questo però di una decisione presa dalla giunta, ma me lo faccia dire, perché l'unico punto, sì, ho capito cosa vuole dire. Però non possiamo continuare a darci... Ho capito cosa vuole dire. Ma ragazzi, ma cosa stiamo dicendo? Tutta la giunta... Io capisco che si agita Castagna, perché d'altra parte la Paita in campagna elettorale ha promesso di riaprire la maternità sarda, sapendo di non poterlo fare. E sì, mio caro Castagna, avete chiuso 7 ospedali, Burlando ha chiuso 7 ospedali, a Sarzana avete chiuso la ginecologia, la maternità, solamente per delle bandierine politiche, solamente perché Spezia doveva avere tutto concentrato su Spezia. E oggi vi brucia. Cosa avete migliorato in 2 anni? Cosa abbiamo migliorato? Nulla! Noi siamo in mano agli elettori. Allora, scusa, 5 anni. Tanto questo. Se avremo sbagliato, avrò bisogno di un ottorino, perché ci manderemo.